Abbiamo iniziato questa mattina a vedere insieme questo argomento e mi ha fatto piacere anche sapere da alcuni di voi che è un argomento che di cui anche da tanto tempo non si parlava. Per chi c'è oggi pomeriggio, vedo il caro Biagio insieme ad altri fratelli di Valencia, stiamo parlando sul peccato dell'ipocrisia. Abbiamo visto questa mattina che cos'è l'ipocrisia, da dove nasce questa parola. Abbiamo anche visto come effettivamente la scrittura, attraverso versetti espliciti, ma anche attraverso esempi di vita pratica, il Signore si mette veramente in guardia da questo problema, da questo pericolo. Questo perché l'ipocrisia porta a una spirale, porta a essere poi protagonisti di un meccanismo veramente diabolico, dal quale è difficile poi uscire. Questo perché quando noi nasciamo, noi sappiamo che nasciamo nel peccato, quindi noi nasciamo già in una condizione di perdizione. Se noi nasciamo, i nostri cari figli che noi abbiamo, fino a che sono nella tenera età, quindi fino a che sono nel periodo in cui per loro è impossibile prendere una decisione, sono, possiamo dire, per le grazie del Signore se accade a loro qualcosa, ma nel momento in cui loro arrivano all'età della ragione, essi sono pienamente responsabili. E quindi se non c'è un ravvedimento e non c'è una conversione, essi stessi sono destinati all'inferno, sono destinati allo stagno di fuoco di Dio. Allora, abbiamo visto come noi come credenti, come figlioli di Dio, anche se facciamo parte del Signore, facciamo parte della famiglia di Dio, noi non siamo immuni, non siamo esenti da nessun peccato. Noi possiamo potenzialmente commettere anche qualunque cosa, se i nostri occhi si rivolgono da un'altra parte e se non stanno fissi sul Signore. E mi è piaciuto molto il canto che abbiamo elevato al Signore, più amor per te Gesù. E quando io leggo quelle parole, mi viene sempre in mente l'esempio di Giacobbe. Prima di continuare questo studio, voglio portarvi a vedere un bel esempio che abbiamo nella scrittura. In Genesi capitolo 47, guardate che cosa Giacobbe, qual è l'atteggiamento che ha Giacobbe, possiamo dire, al termine della sua esistenza, al termine della sua vita. Genesi capitolo 47, versetto 31. Egli rispose: farò come tu dici. Giacobbe disse: giuramelo. Giuseppe glielo giurò. Israele, cioè Giacobbe, rivolto al capo del letto, adorò. Come Giacobbe è arrivato al termine della sua vita, mancavano pochi istanti, gli istanti sufficienti per dare le profezie ai suoi figli, guidato dallo Spirito del Signore. Dopo quel momento la scrittura dice che Giacobbe spira. Ma come termina la sua vita? La 70 dice che Giacobbe ha appoggiato sul suo bastone e adorato. Io credo, fratelli e sorelle, che ognuno di noi voglia terminare la sua vita in questo modo. Se il Signore Gesù non è tornato prima, se è la volontà del Signore che noi dobbiamo terminare la nostra vita qui, ma terminarla nell'adorazione. È qualcosa veramente di toccante, l'esempio che un uomo che non è stato immune dal peccato. Giacobbe non è stato immune dal peccato. Giacobbe si è comportato in certe situazioni come forse noi diremmo, ma come dire, veramente un credente, questa persona è veramente un credente. Invece vediamo proprio in Giacobbe, sebbene alti e bassi, come il suo cammino col Signore lo abbia portato ad arrivare alla vegliarda età e terminarla nel modo più bello, adorando. Adorando il Signore per quello che egli aveva fatto per lui. Possiamo dire che l'amore di Giacobbe era un amore genuino, era un amore autentico, un amore sincero. Ma come si comporta l'ipocrita? E arriviamo alla seconda sfera. Abbiamo visto questa mattina una finta adorazione. Ora vediamo una seconda,
un finto amore. Prima di vedere il falso, dobbiamo andare a vedere che cos'è il vero. Sapete, l'esempio della banconota è famoso, no? Per capire se una banconota è falsa, dobbiamo conoscere perfettamente la filigrana, il materiale e cosa c'è sulla banconota. Basta un piccolo dettaglio che non è, che non corrisponde alla banconota vera, che quella banconota è falsa, non può essere, non può entrare in circolazione. Allora andiamo a vedere che cos'è l'amore secondo Dio. E abbiamo un bellissimo ritratto, io lo chiamo personalmente il ritratto del Signore Gesù, in Prima Corinzi 13, nell'inno dell'amore che l'Apostolo Paolo eleva in questo meraviglioso canto. Leggiamolo insieme. Prima Corinzi 13, versetti 4 a 13. Dice l'Apostolo Paolo: l'amore è paziente. Provate, mentre noi leggiamo questo brano, veramente a ricordarvi della vita del Signore Gesù e di quello che lui ha mostrato a noi. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. Guardate queste qualità che noi abbiamo. L'amore è paziente. Il Signore Gesù ha sempre mostrato una pazienza straordinaria, benevolenza. Nella vita del Signore Gesù non si trovava traccia di invidia, non si trovava traccia di vanto carnale, non si trovava traccia di orgoglio, egli poteva dire: imparate da me che sono umile, mansueto di uomo. Non cercava il proprio interesse, perché credi non sarebbe andato a morire sulla croce per noi, no? Non si inasprisce, che non vuol dire che non si adira per il peccato. Gesù si è adirato per il peccato, ma qui si parla di un'ira carnale, di un'ira aspra, e nel Signore Gesù non ce n'è mai stata traccia. Non addebita il male, anzi Gesù ha pagato il nostro debito che avevamo con Dio. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. L'amore non è egoismo umano, non ha nulla a che vedere con egoismo umano. Non è che noi possiamo dire: visto che ti amo così tanto, io non mi permetto di venirti a dire qualche cosa che stona con la tua vita spirituale, non mi permetto di venirti a giudicare perché ci sono io per giudicare. Se noi pensiamo così, siamo dei grandi incauti, perché l'amore di Dio non gode dell'ingiustizia. Se noi vediamo un nostro fratello, un nostro, una nostra sorella che stanno camminando male davanti al Signore, e si stanno disonorando il nostro Padre. E quello che abbiamo detto noi questa mattina, che Dio occupa il posto centrale. Nessuno si può permettere di toccare il suo nome, nemmeno mio fratello, mia sorella in Cristo, nemmeno mia moglie, nemmeno i miei figli, nemmeno io stesso. Io non posso permettere che il nome di Dio venga disonorato. Se il nome di Dio viene disonorato, io devo intervenire. Però non lo facciamo. Non si suol dire che io vivo a vivere. Questo non è l'amore di Dio, perché l'amore del Signore, dice il Paolo, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce quando c'è la verità, quando si seguono i sentieri del Signore, i sentieri antichi. Allora l'amore di Dio veramente traspare. Soffre ogni cosa, credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa, che non vuol dire che noi dobbiamo essere dei credoloni ingenui, superficiale, ma qui si sta parlando di tutto ciò che ha a che fare con la sfera di Dio, ogni cosa che riguarda la sfera di Dio,
Perciò se io sono animato dall'amore del Signore, soffro per Lui. Certo. Un vero cristiano soffre per il Signore. Dice l'Apostolo Pietro che se noi soffriamo per il nostro nome di cristiano, beati noi. Se vi insulteranno, se vi oltraggeranno, se vi perseguiteranno, beati voi! Perché state portando la testimonianza di Cristo. Crede ogni cosa, tutto ciò che riguarda Dio, la sua parola. Crediamo tutto quello che c'è scritto nella sua parola, tenendo conto dei paletti di cui dobbiamo tenere conto, ad esempio i dettami della legge, a cui noi non siamo più tenuti a seguire, ma rimangono i principi che noi abbiamo in essi. Crediamo a quello che Dio ci insegna nella sua parola, anche quando ci avverte nel momento in cui noi ci deviamo dalla sua parola, dai suoi sentieri. Oppure non ci crediamo, oppure diciamo sì, è vero, ma poi in realtà non ci crediamo. Ipocrisia. Vedete quante guardate quante sfaccettature ha questo peccato. Sì, per me la Bibbia è la parola di Dio. E per me allora la tua vita non è un nome Signore. E perché allora non c'è l'obbedienza? Che è la risposta più bella che noi possiamo dare al suo amore per noi. Dice il Signore Gesù, se uno mi ama, che fa? Osserva i miei comandamenti. È molto semplice il Signore Gesù, è molto pratico, un bambino di 5 anni lo capisce. Se tu mi ami, osservi. Non mi dici soltanto ti amo, Signore. Osservi. Ubbidisci a quello che ti dico. Questa è la più bella dimostrazione di amore che noi possiamo dare. Vi ricordate, vero, della peccatrice straordinaria Salome che va in casa di Simone il fariseo? Non dice una parola questa volta. Trovate una parola detta dalla sua bocca? No, nunca sente. Parlano le sue azioni. Parlano le sue azioni, non c'è bisogno che parli quella donna. Tutto il suo atteggiamento, tutto quello che le mostra è solo amore. Non c'è bisogno che parli, le sue azioni parlano. E quando il Signore Gesù si rivolge a Simone il fariseo, dice: guarda questa donna, tu non mi hai fatto niente, non mi hai dato neanche dell'acqua per lavare un piede. Guarda questa donna. I suoi peccati sono tanti, è vero, ma li sono tutti perdonati. Quanto amore ha dimostrato questa donna? L'esempio dell'adoratrice, dell'adorazione che Dio gradisce, l'abbiamo in quella donna, che nella cui vita aveva fatto chissà quali cose malvagie. Ma lei riconosce nel suo Signore colui che l'ha salvata. Ecco come noi dobbiamo essere. Tante volte noi moltiplichiamo le parole, quando in realtà dovremmo moltiplicare le azioni di ubbidienza, di consacrazione al Signore. Prima Corinzi 14:1 dice l'Apostolo Paolo: ricercate l'amore e desiderate ardentemente doni spirituali, principalmente doni profezie. Sappiamo che i doni spirituali sono equipaggiamenti che il Signore ha dato a ogni credente, fratello e sorella che sia, per edificare la Chiesa. Abbiamo un elenco di doni in Prima Corinzi, nelle Epistole Romane, nella lettera agli Efesini, ma non voglio parlare sul doni spirituali adesso. Voglio parlare sul presupposto per manifestare questi doni. E cosa dice Paolo? Prima dei doni, ricercate l'amore. Perché se non c'è amore, io posso anche avere il dono di profezia, che viene considerato il dono maggiore, ma non porterà frutto. E questo lo vedremo sulla terza sfera, una finta consacrazione. Se non c'è amore, tutto decade. Tutto. Persino l'Apostolo Paolo, sempre in Prima Corinzi 13, dice: anche se io dessi la mia vita, anche se io fossi disposto ad essere bruciato, ad essere arso, anche se odessi tutti i miei beni, le ricchezze che ho, e Paolo non aveva quasi niente, però anche se odessi tutti i miei beni, ma non ho amore, mio segurato, chi lo viene?
peccato salvarci? Vedete che non siamo immuni da nessun peccato. E anche i predicatori non sono infallibili. Quanto sono belli. Allora, dicevamo che se manca l'amore, il presupposto della consacrazione, tutto quello che noi faremo, tutto quello che noi faremo per Dio, ci illuderemo forse di compiacere a Lui, ma in realtà Dio non gradirà il nostro servizio, perché manca il presupposto. Per non cadere nel peccato dell'ipocrisia, devo essere caratterizzato dal vero amore di Dio. Dice Paolo in 2 Corinzi 5, infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Cosa vuol dire che l'amore di Cristo ci costringe? E qui si parla della testimonianza che noi siamo chiamati a lasciare, sia a questo mondo ma anche alla fratellanza che ci l'amore di Cristo mi costringe a comportarmi come Lui vuole. Ma non una costrizione come nella nostra concezione, cioè qualcosa di forzato che noi non vogliamo, ma che noi non possiamo fare a meno di fare. È un po' come se fosse una droga benefica. Sappiamo che quando si è sotto gli effetti della droga, si è dipendente da quella droga, siamo costretti ad averne ancora perché il nostro fisico ne abbia pseudo giovamento, quando in realtà giovamento non è. Ma quando l'amore di Dio è in noi, noi siamo costretti, perché siamo nati di nuovo, a comportarci come Lui vuole, perché uno solo è morto, quindi tutti sono morti. In Cristo io sono morto per questo sistema, non ci sono più, il vecchio Andrea non c'è più, non c'è più e non deve mai più tornare, c'è il nuovo Andrea, vivo, vivente, in attesa del ritorno del Signore, questo c'è, e guai quando torna il nostro passato quasi a cercare di capovolgere quella che è, deve essere la nostra nuova vita con il Signore. Abbiamo detto questa mattina che noi non siamo esenti dal peccato, che noi non possiamo dire che non cadiamo più nel peccato, ma abbiamo anche detto che questa non deve essere una giustificazione quando noi falliamo. Tale deve essere considerata e tale deve essere confessata. Io ho fallito davanti a te. Perché noi abbiamo, sebbene potenzialmente possiamo ancora cadere, ma potenzialmente possiamo anche non cadere, cioè noi abbiamo l'equipaggiamento per non cadere mai, per non cadere mai, perché abbiamo lo Spirito Santo. E se 12 uomini hanno sconvolto il mondo di 2000 anni fa, possiamo sconvolgere anche noi. Non è che lo Spirito Santo che avevano loro era diverso da quello che abbiamo noi, è uguale. Ciò che però era diverso era che cosa? La disponibilità a lasciarsi dominare dallo Spirito Santo. Non per niente Paolo in Efesini, quando parla della pienezza dello Spirito, dice: non siate ubriachi, ma siate con il Spirito. Come mai parla dell'ubriachezza? Lo siete mai chiesti? Perché parla dell'ubriachezza? Non soltanto perché è un peccato che c'è sempre stato, no? Quello della dosovita, quello di cadere nei fumi dell'alcol, ma voi avete mai visto un ubriaco? Io l'ho visto ed e non è un bello spettacolo. Cammina zizzato contro un lampione, non è cosciente di quello che fa, parla in modo che non si capisce quello che dice, perché sono tutti gli effetti dell'alcol. Nello stesso identico modo, ma all'opposto, siamo chiamati a lasciarci dominare
dallo Spirito Santo. Non siamo più noi che parliamo, è lo Spirito Santo che parla. Non siamo più noi che pensiamo, è lo Spirito Santo che pensa. Attenzione, il Signore non annulla la nostra volontà, ma la nostra volontà è sottomessa a quella che è la volontà di Dio e della sua parola. Il frutto dello Spirito, Galati 5,22, invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Il vero amore fa parte di questa sfaccettatura straordinaria, di questo diamante del frutto dello Spirito. E noi guardiamo che il primo di questa manifestazione è proprio l'amore. Ma come devo amare i miei fratelli e le mie sorelle? Nella pratica. Come devo esercitare questo sentimento? Guardiamo il Signore. Cosa ha fatto Gesù? Come si è comportato Gesù? Cosa ha manifestato Gesù? Praticamente cosa ha fatto? Ha dato la sua vita. Domanda, siete disposti a farlo? L'uno per l'altro, per me, io per voi. Siete disposti? Rispondete a questa domanda. E da questa domanda voi saprete se siete governati dall'amore di Dio oppure no. Non lo dico io, ma dice l'Apostolo Giovanni, non c'è amore più grande di questo. Quello di dare la propria vita. Dio dato dice porre la propria anima per i propri fratelli. Gli apostoli erano disposti a farlo. Ed erano stati con Gesù, hanno visto quello che Gesù aveva fatto. E anche noi siamo chiamati adesso. Nel momento in cui noi arriveremo a questo step, non ci sarà più maledicenza, non ci sarà più calunnia, non ci sarà più invidia, non ci sarà più rancore. Non ci sarà più rabbia, perché io sono disposto a morire per quel fratello, sono disposto a morire per quella sorella. Dove può trovare spazio un sentimento carnale quando c'è l'amore di Dio che governa? Non può, è impossibile. Satana lì non può più fare niente. Satana deve solo scappare quando deve incontrare un credente così. Ma i credenti che sono così sono pochi. Sono quelli che sono ancorati alla parola e non lasciano spazio al nemico di infiltrarsi. Sono delle fortezze inespugnabili, da lì non le smuove più nessuno. Ecco perché Davide nei Salmi dice: tu sei il mio rifugio, Signore, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio, la mia ancora, tu sei la mia roccia. Non sono ripetizioni inutili. Davide stava dicendo che nel Signore trovava tutto il rifugio necessario. E quando un credente è nel Signore, sa come deve solo se però Satana trova un credente che non è né il Signore, cioè non è ancorato sul Signore, può essere un leone ruggente e può divorare, può mangiare, può spranare. E quanti fratelli e sorelle abbiamo conosciuto nella nostra vita che sono stati spranati dal nemico? Non è sinonimo di perdita di salvezza, ma la loro vita spirituale, il loro servizio, la loro consacrazione è terminata, cessata. Sono inermi. Spirito Santo spento, non parla più. Quanto è triste quando ci rendiamo conto di questo. Si è vissuti nell'ipocrisia, in ciò che noi pensavamo di essere, ma in realtà era soltanto un'illusione. Paolo in Efesini 3 dice: siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. L'amore di Dio è immisurabile, non si può quantificare, non si può misurare. Eppure noi dobbiamo impegnarci a misurarlo, ad abbracciarlo con tutti i santi. Tutta la Chiesa di tutti i secoli ha cercato di capire, di comprendere qualcosa di più di questo amore. Per noi è impossibile, non potremo mai, qui su questa terra, capire tutto l'amore di Dio. Ma lo stesso identico amore
per lo Spirito Santo può albergare in noi. Possiamo non capirlo, ma è una realtà di fatto per chi rimane attaccato al Signore. Io mi ricordo di un'esperienza che aveva raccontato un fratello argentino, che è l'unico, che si trovava in Perù. Nessuno aveva visto questo fratello. L'avevano invitato perché è un predicatore conosciuto in Sud America, e un fratello doveva andarlo a prendere. Allora lui scende giù dal treno e vede subito una persona che corre incontro a lui, no? Ed era questo fratello. Dice: dai, vai, che devo portarti a casa mia a mangiare. E Guglielmo, si chiama Guglielmo, questo fratello dice: ma non ci siamo mai visti, come mi hai fatto a riconoscere? Questo fratello disse: un figlio di Dio si riconosce. Non siamo mai visti, ma questo fratello aveva riconosciuto, tra tutti quelli che erano scesi dal treno, un figliolo di Dio. Tu non preoccuparti, i figlioli di Dio si riconoscono. Qualcosa di straordinario, fratelli e sorelle. Quando noi siamo caratterizzati dall'amore di Dio, si vede, e non lo vede solo la Chiesa, lo vede anche il mondo. Coloro che ci stanno intorno non potranno rimanere indifferenti quando noi siamo veramente governati dall'amore di Dio. Potranno rifiutare ancora il Vangelo, ma non potranno rimanere indifferenti. Lo vedranno anche loro. E forse si chiederanno: ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Com'è possibile che in te alberghi sempre la pace, la gioia, la tranquillità, l'allegrezza? Da dove la trovi? E si faranno forse delle domande. Sarà attraverso la nostra vita che loro si avvicineranno al Vangelo. Forse, ma non rimarranno mai indifferenti. Ricordiamoci di questo. Romani 12:9, leggiamolo questo perché è proprio un brano centrale in quello che stiamo dicendo. Romani 12:9. Dice Paolo: l'amore sia senza ipocrisia. In altre traduzioni è senza simulazione. Abbiamo già, vi ricordate, parlato questa mattina della realtà virtuale, la simulazione delle nei videogiochi, no? Che si vive una realtà che in realtà non c'è. Questa è la realtà virtuale, un'illusione. Ebbene, l'amore non deve essere illusorio, non deve essere ipocrita. E perché ciò accada, dice Paolo, aborrite il male e attenetevi al bene. Fratelli e sorelle, ricordiamoci bene di una cosa: non esiste amore senza odio. Se noi amiamo qualcosa, odieremo l'opposto. È vero o non è vero? Voi amate i bambini? Domanda: amate i bambini? Quindi odierete l'aborto. Non potete amare l'aborto, no? Perché uno è contrario dell'altro. Amate Dio? Pertanto non potete amare Satana. Lo odierete. Non potete amare il peccato. Perché lo odierete. Amerete tutto ciò che Dio ama e odierete tutto ciò che Dio odia. E nelle nostre assemblee non si parla mai dell'odio di Dio. C'è anche l'odio di Dio, non c'è solo l'amore di Dio. C'è l'odio di Dio. Dio odia delle cose e odia tutto ciò che è contro la sua volontà. Odia, le ha in abominio, ma non se ne parla di queste cose. Solo che Dio è amore. No, Dio è anche odio in tutto ciò che non corrisponde alla sua santità. E noi siamo chiamati a predicare questo con forza. Cosa dice Davide nei Salmi? Che Dio odia non soltanto il peccato, ma odia anche chi lo commette. Ci sono tanti salmi che lo dicono. Ma come, Signore? Tu non ami il peccatore? Sì, ma lo odi anche. Perché amore e odio di Dio non sono in contrasto, fanno parte della perfezione della sua persona. Perché c'è la grazia e c'è l'ira di Dio. Come le possiamo mettere insieme? Soltanto se ne parliamo di amore e di odio come di una faccia, due facce della stessa medaglia. Dio ama, Dio odia.
Che cosa dice Giovanni 3,36? Passo dalla mia conversione. Chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non crede nel figlio non ha grazia di Dio, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. C'è il suo odio, c'è la sua ira. Amore e odio che vanno da di passo. È una lezione da digerire questa, fratelli e sorelle. Io ci ho impiegato tanto per digerirla, ma è nella scrittura. E Davide non sbaglia quando parla sia del peccato, ma anche di chi lo commette. Dio l'ama quella persona, ma c'è anche il suo odio. È il Dio che noi adoriamo questo, eh? Non è un altro Dio. E noi siamo chiamati a fare la stessa cosa. Aborrire il male. Avere un disgusto. Tanto che noi ci guardiamo, ci giriamo dall'altra parte. E se siamo noi ad aver commesso il male, siamo come Davide nel Salmo 32 e nel Salmo 51. Ecco qual è il problema, l'abbiamo detto questa mattina, ma lo ripeto per chi non c'era questa mattina. Il problema non è tanto il cadere nel peccato. Perché arriverà quel momento, purtroppo, anche se non deve arrivare. Il problema è che non mi voglio ravvedere nel peccato. Davide aveva commesso due peccati tremendi, ma si era ravveduto e pagandone tutte le conseguenze. Il Signore ha stabilito che nella mia casa non dovrò più trovare gioia, così sia. Sono io che ho sbagliato. Ma mi ravvedo sulla polvere, sulla cenere di quello che ho fatto. E Dio ha cancellato i peccati. Li ha cancellati. Ecco che cosa Dio vuole vedere nella nostra vita: il pianto, il ravvedimento, la vergogna del nostro peccato. E nel popolo di Giuda, il popolo di Giuda, nel libro di Geremia, il Signore dice: le tue guance non sanno più arrossire, tu non sai più che cosa sia la vergogna. Quando noi ci rendiamo conto di aver disonorato il Signore, cosa proviamo? Proviamo vergogna. Vogliamo forse sprofondare? Oppure per noi tutto è normale, sì, dobbiamo cadere, siamo fallati, siamo umani, cadiamo. Che cos'è che proviamo? Ed è qui che noi misuriamo la nostra o autenticità o ipocrisia. È da qui che la misuriamo. E Dio sa leggere nel nostro cuore che cosa proviamo quando noi disonoriamo il suo nome. Romani 15,30. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Guardate, Paolo parla dell'amore dello Spirito. È lo Spirito Santo che vuole instillare e che ha già instillato nel credente questo amore. Ma deve essere un amore che non trova ostacoli. L'amore di Dio è un amore soprannaturale, non è un amore umano. Qual è l'esempio più grande che vi viene alla mente di amore umano? Amore umano. Qual è l'esempio più grande che vi viene alla mente? Che è anche biblico, eh? Io voglio vedere le risposte. I genitori chiamano i figli. È quasi giusto. Quale genitore? La mamma. La mamma. Anche il papà. Ma nel libro di Isaia dice: quand'anche i tuoi genitori ti abbandonassero, quando anche una mamma abbandonasse i suoi figli, io non ti abbandonerò. La mamma e il figlio sono visti come esempio massimo di amore umano. Perché se io vado a vedere come si comportano le mamme che io conosco, che non conoscono il Signore, nei confronti dei figli, forse hanno più attenzioni che non certe mamme credenti. È un amore che scaturisce dall'umano, ma non è quello l'amore di Dio. L'amore di Dio supera, va oltre all'amore di una mamma nei confronti del proprio figlio. Ecco perché Paolo dice: io vi amo nelle viscere. E non sta parlando dei suoi figli, perché Paolo non ne aveva dei figli carnali, aveva figli, tanti figli spirituali, ma non figli carnali. Ma lui dice: io vi amo nelle viscere. Come faceva Paolo a amare le chiese in modo viscerale? Perché era governato dall'amore di Dio, che non è un amore umano, non si può spiegare,
è un amore che va oltre. È un amore che va oltre. E Paolo era disposto a dare la vita per le chiese. Ecco perché lui piangeva quando sapeva che c'era qualcosa che non andava nelle chiese, anche quelle che lui non aveva mai visitato. Piangeva. Perché amava i fratelli, amava le sorelle, in modo viscerale. Ed è lo stesso termine che viene usato per una mamma nei confronti dei suoi figli. Perché c'è una differenza tra mamma e papà. Ed è una differenza dove i padri non possono farci assolutamente nulla. Le mamme hanno avuto per 9 mesi nel loro grembo quella creatura. E in quei 9 mesi si è stabilito un rapporto dove il papà era fuori. Sì, il papà poteva parlare alla pancia, poteva dire: oh, come ti voglio bene, no? Ma c'era la relazione mamma-figlio. L'amore di Dio va oltre. Siamo noi governati da un amore così? Quando questo avverrà, come dicevo prima, tutti quei sentimenti malvagi di cui la parola ci parla non ci toccheranno mai più. Non ci toccheranno mai più. Ma dobbiamo essere governati da questo amore. Terzo, una finta consacrazione. Cosa si intende per una finta consacrazione? Si intende un credente che sta servendo. Un credente che si dà da fare per Dio. Un credente dove gli altri dicono: ma che credente spirituale è questo? Ma magari potessi essere come lui. E invece può essere un ipocrita. La scrittura ci dà degli esempi. E cosa vuol dire? Intanto guardiamo il vero, cioè la vera consacrazione. Abbiamo un bel esempio nell'Antico Testamento con il voto di Nazireato. E leggo io, dice la scrittura: il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele di loro, quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di Nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche, non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevanda alcolica, non berrà liquori d'uva e non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo Nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli acini alla buccia. Per tutto il tempo del suo voto di Nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato a Dio. Sarà santo, si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. Per tutto il tempo che egli si è consacrato al Signore, non si avvicinerà a un corpo morto. Si trattasse anche di suo padre, di sua madre, di suo fratello, di sua sorella, non si contaminerà con loro la morte, perché porta sul capo il segno della consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato al Signore. Guardate quante volte ricorre la parola consacrato. Cosa vuol dire consacrato? Che cos'è una cosa consacrata a Dio? Una persona consacrata a Dio? Vuol dire che Dio ha preso per sé quella cosa e quella persona per il suo servizio esclusivo e ne può fare quello che vuole. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato. Noi possiamo tranquillamente sostituire: per tutto il tempo della mia vita io sono consacrato a Dio. Non esiste un termine. Io sono consacrato a Dio, che io lo voglia o che io non lo voglia, che io l'abbia accettato. Accettato nel senso come idea, non come fede per la salvezza, o che non l'abbia accettato. Io sono consacrato a Dio. Appartengo a Lui, sono di sua proprietà. E Paolo in 1 Corinzi 6 dice chiaramente che io sono stato riscattato, comprato, acquistato a caro prezzo. Perciò non posso più vivere come voglio. Non posso più pensare come voglio. Ma devo sottostare al mio padrone. Al mio despotes in greco. Despota per noi è una parola negativa, ma nel greco indicava il padrone, il proprietario. Lui è il proprietario della nostra vita. E guardate a quante cose questo nazireo doveva stare attento: non doveva bere bevande alcoliche, non doveva avvicinarsi a nessun corpo morto, fosse anche un sospetto parente, non doveva avere nessun frutto della vigna, doveva lasciarsi tagliare, doveva farsi crescere i capelli, e via dicendo. È un esempio di Sansone, no? Guardate quante regole.
quando noi siamo appartati per Dio, non ci facciamo problemi nell'ubbidire. Dio comanda, io eseguo. Non ci sono dei me, dei ma, non ci sono dei se, non ci sono dei però. Una finta consacrazione è nel momento in cui io decido di mia volontà a cosa io voglio ubbidire e a cosa non voglio ubbidire. È una finta consacrazione. Quello che Dio mi comanda, in modo esplicito, in modo diretto, io sono chiamato a eseguirlo. Il Nazireno non poteva permettersi di toccare corpi morti, non poteva permettersi di bere bevande alcoliche, perché sarebbe andato contro al suo voto di consacrazione. Un altro bel esempio l'abbiamo in Esdra, capitolo 8, versetti 24 e seguenti, dove dice Esdra: allora separai 12 dei capi dei sacerdoti, Serebia, Casabia e 10 dei loro fratelli, pesai loro l'argento, l'oro, gli utensili che erano l'offerta fatta per la casa del nostro Dio dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi capi e da tutti gli israeliti ivi residenti. Misi nelle loro mani 650 talenti d'argento, dagli utensili d'argento per il valore di 100 talenti, 100 talenti d'oro, 20 coppe d'oro del valore di 1000 darici, due vasi di bronzo lucenti finissimi, prezioso come l'oro, e dissi loro: voi siete consacrati al Signore, questi utensili sono sacri e questa argento e questo oro sono un'offerta volontaria fatta al Signore, Dio dei vostri padri. Voi siete consacrati a Dio. Mi ha colpito questa affermazione imperativa, perentoria. Voi siete, non sarete, non se volete, voi siete. E perciò per il Signore è di suo diritto ricevere da parte di chi è consacrato a Lui, cioè il suo popolo, che sia un popolo zelante, come dice Pietro, nelle buone opere. Un popolo acquistato, un popolo consacrato. La consacrazione non è qualcosa che deriva da, dopo anni di conversione cristiana. La consacrazione è immediata alla salvezza. È immediata. Non dopo 3 anni, 5, 10 di cammino col Signore. Adesso ho deciso di consacrarmi. No, è dal momento in cui io dico sì a Cristo che io sono consacrato a Lui. E inizia il mio cammino di consacrazione. Dobbiamo liberarci un po' da questo pensiero: prima devi farti le tue esperienze, prima devi fare un cammino col Signore e poi ti puoi consacrare. Ma dove sta scritto? Ma la consacrazione è immediata. La salvezza è il trampolino di lancio, è lo start che dà colui che ha la pistola alle Olimpiadi. Inizia il cammino di consacrazione. Immediato! Perché appartengo a Cristo. Non è che appartengo a Cristo dopo 10 anni, eh? Io appartengo a Cristo. E inizia il cammino di consacrazione. E Pietro dice nella sua prima epistola: per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. E il tempo che Dio ci dà, fratelli e sorelle, siamo responsabili. Non sappiamo quanto tempo Dio ci darà. Può darci 40 anni, più 40 anni. Può darci 50, 60, 80, 30, 20. Questo sta al volere di Dio. Ma il tempo che Lui ci dà, più o meno lungo che sia, noi siamo responsabili. Come abbiamo vissuto la giornata di ieri, come abbiamo vissuto la giornata di oggi, come vivremo la giornata di domani. Ogni minuto che Dio ci dà, io sono responsabile. E Dio mi chiederà conto di come io ho gestito il suo tempo. Perché il tempo non è nostro, eh? Il tempo è suo. Il tempo è suo. Come lo stiamo gestendo? È un tempo di consacrazione totale o è un tempo dove io decido quando consacrarmi, quando non consacrarmi, quando pensare alle mie cose e quando pensare alle cose del Signore? Io sono responsabile. Allora, qui basterebbe fare un semplice test. Provate a considerare una vostra giornata tipo, compreso il lavoro, comprese le ore di sonno che sono legittime, e guardate nelle 24 ore quante ore voi dedicate a Dio? Quante ore
dedicate a voi stessi, quante ore voi dedicate ad altro. Per tempo dedicato a Dio intendiamo il tempo del lavoro, che si può servire il Signore anche nel lavoro. Quanto tempo dedicate a Dio? È un semplice test. E da qui voi saprete come state gestendo il vostro tempo. Se per il Signore o per voi stessi. Guardiamo un esempio di ipocrisia sulla consacrazione. La chiesa di Efeso. Apocalisse 2, versetti 1 a 4, non lo leggiamo però tutto, dice il Signore all'angelo della chiesa di Efeso: scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, cammini in mezzo ai sette candelabri d'oro, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono, te li ha trovati bugiardi, versetto 4, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ma è una chiesa che si arriva a questo, è una chiesa che si dava da fare, è una chiesa che era costante, è una chiesa che si affaticava, è una chiesa ortodossa nella sana dottrina. Ma che gli mancava? Cosa avremmo detto noi dall'esterno? Io personalmente avrei detto: ma magari fossi come Efeso, magari fossi come il rappresentante della chiesa di Efeso, perché è un messaggio questo che è diretto all'angelo, al rappresentante. Fai tante cose. Sei nelle piazze a predicare il Vangelo, fai il banchetto lì, predichi la parola, ti dai da fare per ogni attività di cui la Chiesa ha bisogno. Ma dove sono io? Dove sono io? Tu non hai più il primo, che non è l'amore della conversione, non c'entra niente con l'amore della conversione. Il primo amore è quello che dicevamo stamattina, è il lavoro centrale, è il posto centrale dove tutto ruota, nel posto del Signore. Fai tante cose, ma io dove sono nella tua vita? Io non ci sono. Tu hai abbandonato il primo. Guardate come si può essere ipocriti. Nessuno vede, nessuno sa, ma è solo Gesù che vede, che può darmi questa sentenza. Tu hai abbandonato il tuo primo amore. Matteo 7. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni, fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E qui non abbiamo un credente ipocrita, qui noi abbiamo un falso credente che pensa di essere credente ma non lo è, e vive nell'ipocrisia, ed è una tragedia. Qui Gesù non sta dicendo che quelle cose non le avevano fatte, abbiamo profetizzato in nome tuo. In nome tuo abbiamo cacciato i demoni, abbiamo fatto molte opere potenti nel tuo nome, nel nome di Gesù. Gesù non dice: non è vero, non le avete fatte. No, le avete fatte, ma io non vi ho mai conosciute, non so chi siete. Non c'è stata mai salvezza, non c'è stata mai la conversione. Ma noi cosa abbiamo detto dall'esterno? Che crediamo che sono, come si dà da fare per il Signore, non li sono neanche. Ipocriti, una maschera, la maschera della consacrazione, quando in realtà si è tutt'altro. Non potevano mancare gli scrivi farisei, nel parlare dell'ipocrisia. Matteo 23:23: guai a voi scrivi farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, della legna, del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. È interessante quello che dice Gesù. Gesù non sta dicendo: voi state sbagliando in quello che state facendo, voi state
parlando della sostanza. Perché fate tutte quelle cose senza il Signore. Dov'è il Signore? Dove sono io? Che mi rigettate anche come Messia? Dove sono? Non sono nella vostra vita. E pertanto tutto quello che fate, pagare la decima su ogni cosa e via dicendo, non ha senso. Da credente, io posso anche guardare il caviglio, ma se il Signore non è il posto centrale della mia vita, non vale a niente. Posso spaccare il versetto in quattro, ma se non ho il Signore come posto centrale della mia vita, non sono capito lui, sono un ipocrita. Sto indossando una bella maschera. È un peccato estremamente attuale, preso. E ogni giorno siamo a rischio per quanto riguarda questa tratta. Vado avanti più velocemente, abbiamo la quarta sfera che è una finta santità. Abbiamo detto una finta adorazione, un finto amore, una finta consacrazione, una finta santità. E anche qui dobbiamo andare al vero, cioè alla vera santità. E la vera santità la possiamo imparare soltanto dal Signore. Quando Mosè, ad esempio, dice in Esodo 15: chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Splendido in santità, separato da tutto ciò che disonore il Signore. Lui stesso se ne allontana. Santo vuol dire proprio separato. E noi siamo santi posizionalmente, perché Cristo ci ha santificati. E questo vuol dire che siamo appartati per Lui e separati da tutto ciò che disonora il Suo nome. E noi siamo chiamati a prendere esempio da Lui, a imitare Lui, che è splendido in santità. Paolo dice agli Efesini: seppure gli avete dato ascolto e in cui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato in immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Un uomo nuovo. Siamo stati spogliati dell'uomo vecchio, siamo stati rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando in santità. È mediante lo Spirito Santo che io posso essere santo, non solo posizionalmente, perché questo è grazie al Signore, ma santo anche praticamente. Dimostrare tale santità, dimostrarla nella Chiesa, dimostrarla fuori dalla Chiesa, dimostrarla in questo mondo che ha bisogno di risposte chiare da parte nostra. Chi è che può parlare chiaro secondo la parola di Dio se non chi ha creduto nel Signore? Nessuno. E Dio dà questa responsabilità a noi, anche a costo di essere cacciati per dei bigotti, per dei titulanti, per dei tormentoni, come i due testimoni dell'Apocalisse che hanno il tormento del mondo per quello che loro predicano e che proclameranno. Noi siamo chiamati a dimostrare santità, perché anche se non siamo migliori degli altri, ed è assolutamente vero, siamo più uomini diversi. E tale differenza si deve vedere. Della santità ne parla sempre Paolo in Prima Tessalonicesi, parlando del nostro corpo, quando dice che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e in amore. Se dove potrebbe aprire più un incontro a parte, se noi andiamo a considerare quello che sta succedendo nei matrimoni credenti, che sappia ognuno possedere il proprio corpo in santità. Marito che appartiene alla moglie, la moglie che appartiene al marito, e dove non entra nessuno lì. Dove non entra nessuno. Ma è triste però sentirsi dire da dei colleghi di lavoro: felice di lui. Ma so che anche nel mondo evangelico ci sono divorzi, ci sono adulteri, ci sono fornicazioni. È vero.
Che testimonianza stiamo dando, fratello e sorella, in questo mondo? Siamo veramente diversi. Siamo, sappiamo possedere il nostro corpo in santità e in onore, perché il Tempio dello Spirito Santo è questo corpo. E lo Spirito Santo ci può permettere che qualcosa di iniquo inquini il suo Tempio. Ecco perché in 1 Corinzi 6 Paolo dice che chi si permette di guastare il Tempio di Dio, Dio guasterà di lui. Perché nessuno si può permettere di inquinare il Tempio. Prima Tessalonicesi 3:11-12. Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù, ci appiana la via per venire da voi. E quanto voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità, davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Chi è che permette che i nostri cuori siano saldi e reprensibili in santità? Ecco perché in noi non ci deve essere preoccupazione, non ci deve essere tensione, perché è il Signore che si occupa di questo, di renderci saldi, irreprensibili in santità. Ma quando questo non avviene, che cosa è successo? Che abbiamo preferito ascoltare la voce di un altro, anziché la voce di Dio. E di voci ce ne sono due: o si ascolta la voce del Signore o si ascolta la voce della mia, ma non c'è un terzo. Se vogliamo mettere come terzo la voce della nostra carne, delle nostre passioni, chi stiamo ascoltando, noi fratelli e sorelle? A chi stiamo dando la priorità assoluta nella nostra vita? Pietro dice che il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, e dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Perché noi stiamo aspettando questo momento? Noi tante volte parliamo del fatto che stiamo aspettando il rapimento della Chiesa, no? Ma qui si parla di attendere il momento in cui questa creazione, puff, non c'è più. Perché? Che cosa avverrà dopo? Nuovi cieli, nuova terra. Ecco perché siamo chiamati ad attendere questo momento. Certo, ad attendere il ritorno del Signore per prendere la sua Chiesa, ci mancherebbe altro, ma anche ad attendere il momento nel quale il peccato, la morte, Satana, tutto quello che ha penalizzato l'uomo non c'è più, e dove tutto sarà perfezione, tutto sarà gioia, tutto sarà allegrezza, perché il Signore è al centro. Andate a vedere la Gerusalemme celeste, è scritto che non c'è più bisogno né di sole, né di luna, né di tempio, perché c'è il Signore. Ecco perché siamo chiamati ad attendere questo, ma in santità di condotta. Quanto è triste, fratelli e sorelle, quando le nostre fatiche che noi produciamo sono per ciò che non vale, sono per ciò che rimarrà qui e che sarà a disposizione, sapete di chi? Dell'Anticristo. Tutte le nostre ricchezze che produciamo qui in terra saranno a sua disposizione. Quando ci sarà lui, fu tutto mio, non è che farà la spartizione, è tutto suo. Ma ciò che noi produciamo per Dio è eterno. Pensiamo ad un'anima convertita, la troveremo là, è eterno. Satana non può toccarlo. La nostra corona è eterna, la nuova Gerusalemme è eterna, il vestito della sposa eterna. Quelle sono le cose a cui io devo ambire, senza tralasciare i miei impegni secolari, ma quelle sono le mie ambizioni.
non invece quello di produrre ciò che non potrò mai portare là nella Gerusalemme celeste. Mi ha colpito recentemente l'esempio di un non credente, di un miliardario, che ha voluto proprio di suo testamento, nel momento in cui lui sarebbe morto, nella bara dovevano uscire le sue mani. Le sue mani. A dimostrazione del fatto che i suoi miliardi rimanevano qua. Un'immagine molto triste. Questo uomo. A che vale tutta la tua fatica? A che vale accumulare denaro e ricchezza se poi perdi la natura? Ma io riformulerei la domanda ai credenti: a che vale produrre una ricchezza che rimane qua se poi tu non avrai una ricompensa eterna? A che cosa vale? Il Signore ti dirà bravo perché hai accumulato tanto denaro qui? Ti dirà bravo per questo? Oppure ti dirà bravo e buono fedele servitore perché sei servito veramente secondo la sua parola? Isaia 65, 2 fino al versetto 5 abbiamo uno dei termini che ripetiamo più spesso quando parliamo della santità ipocrita. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri, verso un popolo che sempre mi provoca sfacciatamente, che offre sacrifici nei giardini, fa fumare profumi sui mattoni, che sta fra le tombe e passa le notti nelle caverne, che mangia carne di maiale e ha nei suoi vasi cibi impuri, che dice? Cosa dice? Qual è le parole che vi fanno venire alla mente? Fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo. Finta santità. Vi ricordate gli scrivi farisei quando criticavano il Signore per il fatto che mangiava con i pubblicani e i peccatori? Ma cosa dice lui? Pensa di essere visto chi mangia con i pubblicani e i peccatori, con i peccatori. Chi è che dimostrava santità? Il Signore o gli scrivi farisei? Gli scrivi farisei dimostravano finta santità. Perché la finta santità, la vera santità, non è come il comportamento farisaico. Oh, mamma mia, che è quello, via via. No, la vera santità è comportarsi come il Signore Gesù, che mai scese a compromessi col peccato, ma che era in grado di tendere la mano verso il peccatore per spingerlo alla penitenza. E quanti oggi si fingono santi quando in realtà sono scribi e farisei, ipocriti. Dunque le persone che sono accadute nella vita, mamma mia, via, via, non voglio più niente di fare. Ti chiama questo il Signore? Oppure il Signore ti chiama ad andare a lui o a lei senza scendere a compromessi, ma a dargli la parola della riprensione, la parola di Dio per spingere alla ravvedimento. Può essere che ci vogliono anche anni per questo. Ma che cosa dice l'Apostolo Giacomo? Che se un credente, se un figliuolo di Dio, ha portato indietro dall'errore un'anima, ha salvato la sua anima dalla morte. Stiamo attenti, fratelli e sorelle, a non essere farisei, ma a essere come il Signore Gesù, che mai ha fatto compromessi con il peccato, mai. E tanto meno dobbiamo farlo noi, ma nello stesso tempo a essere di aiuto per chi è caduto nelle trappole. Perché potrebbe anche essere che un giorno nelle trappole ci cada via. Quindi stiamo attenti. Per ultimo, vado verso la conclusione perché credo che il tempo è passato, una finta sapienza. L'Apostolo Giacomo dice nella sua epistola: chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore, ipocrisia, amara gelosia e
spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Quindi se nel nostro cuore c'è amara gelosia, che non è la gelosia di Dio, e spirito di contesa, io sto vivendo una finta saggezza, una saggezza che è carnale, animale e diabolica. Qual è invece la vera saggezza? È pura, pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e, guarda caso, senza ipocrisia. Questa è la vera saggezza. Questa è la saggezza di Dio. Quello che distingue il vero dal falso sono i sentimenti che animano il nostro cuore. Ecco perché il saggio Salomone, quando era veramente saggio, quando lui aveva richiesto, vi ricordate, dal Signore la saggezza, era diventato il più saggio di tutti gli orientali. Ma non era una saggezza umana, non era una saggezza che derivava dall'uomo, ma era la saggezza di Dio, una saggezza sovrannaturale che rendeva questo re veramente il più saggio tra gli orientali. In chi sta la saggezza? Giobbe 12,13. In Dio stanno la saggezza e la potenza, a Lui appartengono il consiglio e l'intelligenza. Se noi vogliamo essere caratterizzati dalla vera saggezza di Dio, siamo chiamati a richiedere da Lui, siamo chiamati ad andare da Lui a dire: vieni nella tua saggezza, in modo tale che io possa vivere come tu veramente vuoi. Per ultimo, leggiamo insieme quello che abbiamo in Proverbi 2, versetti 1 a 5. Per trovare la sapienza di Dio, la saggezza di Dio, c'è da fare un iter, c'è da percorrere un iter. Ci viene detto in questo brano: figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Vedete, non è qualcosa di automatico. Siamo chiamati a chiedere al Signore, ma da parte nostra ci deve essere la totale disponibilità di ricevere le sue parole, di serbare con cura, di prestare orecchio alla sua parola e di essere caratterizzati dal suo discernimento, la vera saggezza. E tante volte, quando ci troviamo di fronte a delle decisioni da prendere, a delle scelte da fare, ciò che entra in gioco è la saggezza umana e non la saggezza di Dio. Volete un semplice esempio? Lo sport è una bella cosa. Mia figlia fa sport, se Dio vorrà, mio maschietto quando crescerà farà anche lui sport, ed è una cosa legittima. Ma quando una cosa legittima va a inficiare il servizio spirituale, ci vuole saggezza. Io non sono mai pentito a 10 anni di aver lasciato l'agonismo del nuoto per una squadra agonistica del Piacenza, perché questo voleva dire che tutte le domeniche, o quasi tutte, non potevo andare al punto. E non ero credente, avevo 10 anni, non ero credente. Non mi sono mai pentito di quella scelta. È un esempio pratico che vi voglio fare, ma questo semplicemente per dire che ogni giorno ci troviamo di fronte a dei bivi, che non c'è soltanto il bivio della conversione, ce ne sono tanti, e ogni bivio obbliga una scelta. Che scelte noi stiamo prendendo per la nostra famiglia, per noi stessi, per i nostri figli, per la Chiesa di cui noi facciamo parte? Saggezza. Se siamo animati dalla saggezza umana, andremo sicuramente fuori strada. Se siamo animati dalla vera saggezza del Signore,
allora noi poi raccoglieremo i buoni delle nostre scelte. In caso contrario, raccoglieremo i frutti amari delle nostre scelte. Fratelli e sorelle, che il Signore sia veramente sempre al centro della nostra esistenza e che nel nostro cuore non ci sia mai traccia di ipocrisia. Se questo è accaduto, se ciò accadrà, che possiamo essere come il tuo popolo, torniamo al Signore, avvediamoci e ricominciamo con Lui. Questa è la bellezza di appartenere a Dio. Si può sempre ricominciare, ma stiamo attenti. Non siamo degli ipocriti, ma che possiamo essere dei figlioli di Dio genuini ed autentici, che sanno far vedere a questo mondo, ai propri figli, alla propria famiglia e alla Chiesa, come si vive il vero cristianesimo. Mentre il fratello cerca e proporrà un inno, ringraziamo il Signore per quanto abbiamo ricevuto quest'oggi e abbiamo ricevuto molto, ricordiamoci che molto sarà richiesto.